Yeah. Yeah. Yo, yo, Yeah. Chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit. Baby, baby. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a una nuova puntata del Mac. Ho sistemato un po' la camera. Allora, oggi parleremo di una cosa molto importante, un tipo di modello che tanti giocatori del caos si trovano a voler utilizzare, ma per purtroppo limiti dei modelli attuali non sempre siamo invogliati a farlo. Sto parlando dei posseduti. Ora, i posseduti, questo è un bel problema, perché i posseduti sono dei modelli particolari. Qual è il problema? Il kit di base ha un'idea molto buona, che è quella di fornire al modellista un kit con vari pezzi e montabili come si vuole, incastrabili uno con l'altro. Non sono dei push fit, non sono dei modelli che hanno già le gambe insieme al torso e parte del braccio come alcuni nuovi modelli che stanno uscendo. Sono proprio i classici modelli Marine con le gambe, il busto, le braccia, gli spallacci, le teste. Questo è buono di base. Il problema qual è? È che molti pezzi all'interno della confezione non sono proprio al passo coi tempi. È anche vero che i modelli sono abbastanza vecchi, e quindi comprensibile che siano leggermente legnosi o abbiano texture che non si capisce bene dove finiscano e dove inizino. E non aiutano neanche persone che magari si approcciano alla pittura per la prima volta, perché effettivamente ci sono dei pezzi che compenetrano due tipi di, ripeto, texture in maniera totalmente e francamente dozzinale, cioè la carne magari che ha delle venette o roba del genere che entra subito all'interno dell'armatura con un gradiente completamente liscio, quando un millimetro prima era completamente scolpito. Questa cosa può creare dei problemi e non sono neanche poi così tanto in scala, perché essendo modellati sui vecchi Marine sono abbastanza piccolini. Ho voluto fare questo video anche perché mi sono reso conto che con il nuovo libro della Death Guard i posseduti hanno ricevuto un upgrade non indifferente. Questo probabilmente vuol dire che nelle prossime uscite, a parte ricevere upgrade coerenti con la loro divinità per gli Space Marine dei culti, quindi mi aspetto che quando usciranno gli Space Marine di Khorne i posseduti verranno leggermente rifatti come quelli della Death Guard, che hanno ricevuto un più uno alla resistenza e la regola del veleno. Mi aspetto che quelli di Khorne magari riceveranno uno o due attacchi in più, un'arma un pochettino più performante, quelli di Tzeentch magari dei save un pochettino più più belli rispetto a quelli di adesso. Insomma, sono dei pezzi a tenere d'occhio, sia dal punto di vista modellistico, sia dal punto di vista di gioco, perché fino ad ora sono rimasti un po' così, ma mi sembra che la GW voglia metterci un po' di attenzione. Non è escluso che magari possa uscire un kit dei posseduti nuovo. Quello che mi preoccupa è che il kit nuovo potrebbe non essere più un kit multicomponente puro, ma avere modelli che sono già più o meno montati e posso scegliere se mettergli l'artiglio o la chela, ma non più di tanto. Ecco perché
arriva il leader del Mac che gli dice: ragazzi, i posseduti non aspettiamo la GPU, facciamoceli noi. Come facciamo a farli? Adesso vi farò vedere un esempio di un posseduto che sto montando. Volutamente è la fase prima della scultura in materia verde. Questo per farvi capire dove ho inserito i pezzi, che pezzi ho messo e come sono i tagli di inserimento. Quindi sedetevi, mettete il telefono in silenzioso, chiamate a lavoro e dite: capo, non ci sono, avvisate i genitori, chiamate proprio tutti, dite: ragazzi, per i prossimi 15 minuti riceverò un'illuminazione divina, non dovete chiamarmi. Ok, anche se vi scrive Pita, vi prego, mettete like ai miei video. Voi dite: Pita, aspetta un attimo perché adesso stanno parlando gli adulti. E vedete con me come creare dei posseduti che siano dei veri Galvorbach. Parliamoci chiaro. Questa è la prima foto. Allora, innanzitutto, tanti dicono: però i lealisti hanno avuto i primaris, noi del caos non ci avevamo niente. Si ricorda la citazione, prende un sacco di punti Galvorbach. Noi del caos non ci avevamo niente. Beh, ragazzi, qual è il problema? Usiamo i primaris per fare i posseduti, nel senso, non capisco l'astio. Allora, perché usare primaris? Innanzitutto perché, secondo me, poi questo è un gusto personale, il posseduto di base dovrebbe essere un pochettino più grande del Marine normale. E poi perché ci offrono col nuovo kit, quello degli assaltatori, pose abbastanza aggressive. Quindi io avevo il kit degli assaltatori, l'ho guardato un po', l'ho rigirato e tutto, ho pensato: perché no? Cosa bisogna togliere? Fondamentalmente, innanzitutto l'aquila, il pettorale, quello. Allora, persone un pochettino più abili di me qui hanno briglia sciolta per eventuali scolture, nel senso che qui potete tranquillamente fare con la materia verde una piccola gorgiera con la freccia del caos in basso che poi ritorna su. Insomma, avete un pezzo del modello che potete ancora di più personalizzare. Dopodiché, che cosa va cambiato? Fondamentalmente le braccia, le gambe, la testa. Rimane solo il busto. Le gambe. Allora, coi posseduti è difficile perché? Perché l'unità deve mantenere una certa coerenza, cioè al netto di eventuali cambiamenti di armi e di elmi, il busto e le gambe tecnicamente di solito servono a mantenere una certa coerenza. Cosa vuol dire? Che l'unità da 5, da 10, da 15, da 20 deve avere qualcosa in comune uno con l'altro, perché l'effetto di banda arrabattata è sempre dietro l'angolo. E anche se si tratta di posseduti, che tecnicamente dovrebbero essere uno diverso dall'altro, io ritengo che per un colpo d'occhio effettivo, scusate, effettivo, per un colpo d'occhio funzionale, per un colpo d'occhio gradevole e coerente, sia necessario mantenere almeno un paio di regole di modello in modello. In questo caso io ho mantenuto due aspetti del modello che voglio riproporre su tutti gli altri, ovvero il busto e le gambe. Il busto rimane così, senza l'aquila, piano e bianco. Le gambe vengono fatte con cosa? Allora, quelle gambe lì sono le gambe dei Crypt Ghouls, di House, dei Flesh Eater. Possono sembrare un pochettino grandi all'inizio, però sul corpo del primaris ci stanno veramente veramente bene. Cosa dovete fare attenzione a fare? Allora, innanzitutto qui dove sto mettendo il mouse servirà un lavoro di materia verde. Perché? Perché ovviamente dovete lisciare questo pezzo. Il posseduto tecnicamente non si sa dove inizia la carne e dove finisce l'armatura, non si sa dove finisce l'armatura e dove inizia la carne. Qui avete gioco libero però, perché sul kit ufficiale queste transizioni a volte vengono fatte veramente veramente male o in maniera veramente sbrigativa. Qui potete farla voi, nel senso che potete tranquillamente o semplicemente mettere leggermente un po' di materia verde qui,
giusto per fare una connessione proprio minimale, oppure potete fare dei rigagnoli, potete fare una muscolatura più grande che magari si va ad appendere a questa parte della ginocchiera come se fosse un tentacolo di carne che va a prendersi l'armatura. Insomma, qui avete la possibilità di farlo come volete. Molto importante, nel kit degli assaltatori vi troverete nella situazione in cui di solito una gamba va tagliata praticamente qui, e quindi la gamba del flesh eater dovete tagliarla dal polpaccio, non tagliatela direttamente dal ginocchio. L'altra invece vi permette di mantenere la parte morbida dell'armatura, che io vi consiglio di tenere per dare sempre quell'aspetto di mezzo marine, mezzo demone. Non toglietela assolutamente, anzi, piuttosto tenetela, e poi con la materia verde qui magari ci fate un ulteriore salsicciottino, come se la parte morbida dell'armatura finisse direttamente dentro la carne. Sulla questione gambe c'è poco da dire, le gambe dei flesh eater sono già fatte, vedete che se le dipingete tranquillamente di rosso, io per esempio sto facendo i world bearers ovviamente, quindi probabilmente andrò verso una carnagione più chiara per fare da contrasto all'armatura rosso scuro. Vedete voi, sicuramente questi pezzi, se fate anche i Night Lord, sono fenomenali perché sembrano veramente dei pipistrelloni. Ma non è detto, perché se voi lo fate bianco o se fate rosso, sembrano tranquillamente degli artiglioni di un demone a caso. Per quanto riguarda le gambe, ripeto, non c'è molto da fare. Ricordatevi di mantenere quanto più possibile la parte morbida dietro, sempre per mantenere la coesione con l'idea del marine mutato e non semplicemente del mostrone a caso. Fate molta attenzione quando tagliate a livello del ginocchio, perché di solito una delle due gambe non dovete tagliare semplicemente il ginocchio, ma anche parte del sottocoscia e di conseguenza parte del polpaccio sulla parte del flesh eater. Dopodiché il lavoro è presto fatto, avete visto, non è nulla di particolare. Poi, adesso vediamo se... Ok. Allora, qui dietro in realtà l'ho fatto la foto semplicemente per farvi vedere che dovete cercare di usare gli spallacci per coprire eventuali buchi. Qui, per esempio, questo braccio qui ho cercato di metterlo nella posizione migliore possibile, però mi sono reso conto che era abbastanza verso il basso, quindi cosa ho dovuto fare? Ho riempito con la materia verde un pochettino il buco e poi ho messo sopra lo spallaccio, e vedete anche qui la parte di materia verde. Cosa ho voluto fare anche? Allora, siccome sono purtroppo un pignolo della coesione dell'unità, ho deciso anche di mettere un braccio mutato a tutti, diverso, ognuno al suo, preso dal kit dei posseduti, questi sono presi dal kit dei posseduti, e l'altro braccio invece è un normalissimo braccio con una spada catena. Ricordatevi, i posseduti non hanno armi da tiro, quindi eventuali fondine che troverete sulla cintura del primario si vanno tolte perché non hanno senso. Però qui sta molto a gusto personale, soprattutto sui pezzi che avete. Io mi sentirei di dire che la parte, diciamo, fondante del modello sono gambe, busto, un braccio mutato, qualsiasi va bene, ma soprattutto la testa. Allora, la testa, io sono molto un classicone, perché chi di voi ha letto First Heretic di Horus Heresy si ricorderà assolutamente della figura di Argeltal. Argeltal è fondamentalmente il primo posseduto e nelle descrizioni della sua mutazione sovente si fa riferimento al fatto che la parte anteriore del suo elmo, dove c'è la bocca, diventa effettivamente una fauce che cola veleno. Cosa ho pensato di fare? Di prendere l'elmo dei primaris, perché tolta la parte davanti è abbastanza generico, non è molto riconducibile ai lealisti. Tagliare a 90 gradi, vedete che qua il taglio è 90 gradi, non semplicemente quello che vi consiglio di fare è mettete la testa, poggiate la testa sul tavolo tenendo le dita dove ci sono i bordi qui e mantenendo questa parte contro il tavolo. Dopodiché prendete il taglierino e pian pianino, mi raccomando con molta attenzione, tagliate questo pezzo qui.
Poi capovolgete la testa e tagliate questo pezzo qui. Se fate un pochino di forza, questa parte dell'elmo salterà via da sole, dopodiché potete tranquillamente scavare fino ad avere un 90 gradi preciso. Questo pezzo è dei genestealer. Le bocche dei genestealer vi saranno utilissimi, utilissime. Perché? Perché sono fenomenali. Sono delle bocche artigliate, tutte piene di denti enormi, con sacche di veleno che escono. E oltretutto, in questo modo, sono poco riconducibili ai genestealer, a mio parere. Vedendo questa bocca qua, non mi vengono in mente i tiranidi. Perché? Perché non c'è la parte di placche tipica dei tiranidi, non ci sono gli occhi, non ci sono le guance a sacca. Cercate di prendere proprio l'essenziale. Qui, tra l'altro, ho deciso di farlo cieco. Quindi, probabilmente con la materia verde qui farò un po' di scultura per coprire questo pezzo, come se fosse un elmo dove fondamentalmente gli occhi non servono più a niente perché serve solamente la bocca. Questo è quanto. È una modifica molto semplice, vi servono però dei pezzi precisi, vi consiglio di navigare per i siti di Beats perché sono Beats che si trovano abbastanza frequentemente, soprattutto le bocche dei genestealer, perché anche il kit dei genestealer è molto vecchio, quindi di solito le persone non vanno proprio in cerca di quel tipo di Beats. Mi raccomando, seguite anche il vostro gusto personale, queste sono delle linee guida. Se vi piacciono più dei posseduti che vengono come banda di robe che hanno uno c'ha il tentacolo, l'altro c'ha la chela, l'altro c'ha doppia chela, l'altro c'ha il tentacolo in testa e roba del genere, fatelo, non è un problema. Quello che vi voglio dire è che non siamo prigionieri del kit presente, perché il kit presente è abbastanza una via di mezzo, cioè mi piace, ripeto, il concetto, ma la realizzazione purtroppo ha i suoi anni, ragazzi. Probabilmente se uscisse ora il kit dei posseduti, non è escluso che possa uscire. Sarebbe una cosa fenomenale, fantastica, enorme, incredibile. Però ora dobbiamo arrangiarci con quello che abbiamo e soprattutto dobbiamo cercare di usare i primaris per il caos, perché cioè, l'arrivo dei primaris, se ha come significato, è che possono essere cauticizzati. Quindi ragazzi, video molto semplice, molto breve, spero di avervi dato un po' di idee. E mi raccomando, ragazzi, mi raccomando, mi raccomando. Prendete i miei video sempre come un suggerimento e non come una guida da seguire passo passo. Non posso dirvi che questa è la cosa migliore da fare per fare i posseduti perché ci sono magari altri kit che in questo momento non mi vengono in mente, che vi vengono in mente a voi, che sono meglio per l'idea che avete voi. Purtroppo e per fortuna il caos è molto. È un'accozzaglia di talmente tanti stili che è difficile dirvi questo è il kit dei posseduti punto, perché questo posseduto può andare bene per, ripeto, la Night Legion, per le gambe, ma magari per gli Iron Warrior no, perché cosa c'entra con gli Iron Warrior? Quindi, oltre a vedere questo video, vi chiedo, se avete delle idee in merito, scrivetevele nei commenti, scrivetevele, c'è anche il gruppo di Telegram, scrivete se avete delle idee, perché l'importante è condividere il metodo con cui convertiamo e facciamo hobby, perché sicuramente c'è sempre qualcosa da imparare. Bene ragazzi, per i saluti, e spero, ripeto, che questo. Aspettate un secondo che mi al cellulare. Pronto. Ah, ciao Doc, ciao, come stai? Tutto bene? Bene, bene. Sì, ho saputo, visto. Beh, che dire, la nostra è stata un'incredibile storia di avversari, amici nemici e beh, sicuramente persone del tuo calibro non torneranno più nella. Sì, ho saputo, c'è questo tale che si fa chiamare Pito, Pite, non capisco. Sì, si è abbassata, la qualità si è veramente abbassata. No, sì, guarda, io ho espresso già i miei dubbi, ma purtroppo sai com'è,
essere il pezzo da 90 della guida, a volte è più un malus che un bonus perché non mi ascoltano, mi dicono che cerco troppe attenzioni e faccio la star. Che ti devo dire? No, no, per carità. No, no, non ti mettere in mezzo, Doc, tranquillo. Ci penso io a questo pito. Ok. Ti ringrazio, ti ringrazio. Ciao, Doc, e buon anno. Buon anno. Scusate ragazzi, era una chiamata che aspettavo. E dicevo, spero che questo video vi sia stato utile. Arriveranno altri video, sempre a tema caos. C'è anche un progettino di Caradron che potete vedere tranquillamente sul mio Instagram. Massimo, faccio la pubblicità. No, no, non vi dico il nome, non è pubblicità. Che cosa volete? Hai capito? Questo lo dico alla regia. Se non dico il nome, non è pubblicità. E innanzitutto, buon anno perché sto girando questo video già nel 2021. E mi raccomando, tutte le regole di YouTube, la campanellina, la manina, la faccina, la risatina, il commento soprattutto, ragazzi, lasciatemi i commenti se avete altre idee, se avete altri pezzi che secondo voi possono essere usati per i posseduti. E ci vediamo al prossimo video o sul mio Instagram, però tanto non dico il nome, quindi non è pubblicità, non è pubblicità. Fidatevi del Mac! 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 Fidatevi del Mac!